Se hai l'impressione di vivere in una relazione non molto sana, potresti esaminare le possibili opzioni da attuare per cambiarla. L'adozione di questo approccio può darti l'opportunità di vedere se è possibile fare qualcosa. Ovviamente ci sarà ciò che dovrai fare tu e poi ci sarà la parte che dovrà svolgere anche il tuo partner. Quindi, se entrambi siete disposti a fare ciò che è necessario, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che la vostra relazione inizi a migliorare. Tuttavia, potresti scoprire che il tuo partner dice di essere disposto a cambiare, ma poi alle parole non seguono i fatti. Potrebbe anche capitare che il tuo partner dica una cosa del genere più di una volta, il che renderà chiaro che sono tutte chiacchiere e nessuna azione concreta. Allo stesso tempo, il tuo partner potrebbe affermare che la relazione va bene così e che non è lui o lei ad aver bisogno di cambiare. In ogni caso, anche qui sarà chiarissimo che la relazione non migliorerà. In effetti, è probabile che peggiori ulteriormente. Potresti quindi tagliare i ponti con questa persona o continuare a rimanere in una relazione tossica. Se decidi di andartene, ciò ti consentirà di guarire e di esaminare cosa potresti fare per trovare una relazione più consona ai tuoi standard. D'altra parte, se rimani con questa persona, ti indebolirai. Giorno dopo giorno, la relazione ti prosciugherà ogni energia. La parte emotiva del tuo essere potrebbe decidere di spegnersi per proteggersi dalla sofferenza. Rimanere in contatto con una situazione sentimentale allo sbando sarebbe troppo doloroso, soprattutto perché il tuo partner non risponde più ai tuoi bisogni. Potreste quindi continuare a vivere insieme, ma sentendovi come se foste distanti migliaia di chilometri. A questo punto, la relazione diventerebbe un buco nero che prende molto da te, dandoti molto poco in cambio. Per il tuo benessere interiore è essenziale per te raccogliere il coraggio e andare avanti con la tua vita. Ciò che rende tutto più semplice è cercare il sostegno di persone non giudicanti o di un consulente. Dopotutto, non sei un'isola, sei un essere umano interdipendente. Ciò che ti può anche aiutare è prendere consapevolezza di quanto sarà peggiore la tua vita se non abbandoni questa relazione malsana. Ora, se sei in una relazione disfunzionale è già abbastanza grave, ma potrebbe essere anche peggio se sei con qualcuno con cui hai un debito karmico molto stretto. Questo si traduce nella possibilità che il tuo attuale partner è qualcuno con cui hai già avuto una relazione. E qui non si tratta di una relazione di pochi mesi o pochi anni fa, ma di qualcuno con cui hai avuto una storia in vite precedenti. Da una parte, stare con questa persona ti causa tutta una serie di burrascosi problemi, ma dall'altra parte ti senti come se doveste stare insieme a tutti i costi. Potresti cercare di migliorare la tua relazione e anche il tuo partner potrebbe provare, ma nonostante gli sforzi, la relazione non migliora. In questo caso è chiaro che c'è qualcosa che vi blocca entrambi e questo qualcosa potrebbe risalire a molto tempo fa. Per te è evidente che stare con questa persona ha un effetto negativo sul tuo equilibrio interiore ed emotivo, ma un'altra parte di te resiste. Per questa parte di te, lasciare questa persona è visto come qualcosa che porrebbe fine addirittura alla tua vita. Magari ti confidi con qualcuno su ciò che stai attraversando e potresti sentirti dire che è tutta colpa del tuo partner e che ciò che vi tiene insieme è tutt'altro che amore. Dopo aver sentito questo, potresti ignorare ciò che questa persona ti ha detto, pensando che semplicemente non ha capito la tua situazione. In alternativa, confidarti potrebbe invece avere un effetto profondo su di te, facendoti capire quanto sia tossica la tua relazione. Se ciò accade, sarai in grado di prendere consapevolezza sia di ciò che sta accadendo ora che di ciò che è accaduto in un'altra vita. Scoprire in che modo quella relazione di una vita passata influenza i fatti attuali e permette a questo di sostenere le tue scelte sarà molto meglio per il tuo benessere che continuare a concentrarti solo sul marasma attuale. Per essere più precisi,
ciò che sta accadendo in un'altra vita è in stretta relazione con ciò che sta accadendo anche adesso, perché il passato e persino il futuro hanno luogo nell'eterno adesso. Ad ogni modo, sarà la tua presa di coscienza a cui dovrai prestare attenzione e consentirle di governare le tue decisioni. Prendere coscienza di come gli attuali problemi sentimentali sono influenzati da attaccamenti e conflitti originatisi in una vita passata potrebbe richiedere un supporto esterno. Questo è qualcosa che può essere fornito affidandosi ad una guida esperta. Durante questo periodo potresti aver bisogno di lavorare su un possibile evento karmico che hai vissuto in questa vita o in un'altra vita.